e chiamo l'oggetto numero 1. Interrogante il consigliere Bori, risponde l'assessore Fioroni? Percoletto l'assessore Fioroni, no, perché ci avevo segnalata l'assessore Agabiti, adesso è cambiata. Prego, consigliere Bori. Grazie Presidente, ma la domanda è una domanda sulla sanità. Ora spero che l'assessore Fioroni, per osmosi di vicinanza dal posto, se ne possa occupare. Segnalo l'assenza dell'assessore Coletto. Ora, il tema è sugli intendimenti in merito alla realizzazione di un pronto soccorso pediatrico con accesso separato per le aziende ospedaliere. Come sappiamo, la pediatria d'urgenza e il pronto soccorso pediatrico hanno un mandato di diagnosi e cura delle urgenze, sia chirurgiche che traumatologiche. E le attività di pronto soccorso, per queste attività serve una struttura che sia dotata di posti letto per l'osservazione breve, le osservazioni breve intensive, i ricoveri. Tutte queste attività sono finalizzate alla stabilizzazione dei pazienti critici, all'inquadramento diagnostico dei casi e alla gestione delle patologie che necessitano di una breve permanenza. La presa in carico, l'assistenza ai pazienti, che ricordo sono appunto pazienti pediatrici, quindi hanno delle specificità, va portata avanti in una struttura separata. Ad oggi in Umbria non c'è alcun pronto soccorso pediatrico, non ci sono percorsi separati, non c'è un accesso separato, ma è tutto in un'unica grande struttura che non tiene conto delle necessità dei bambini. Ora, secondo i dati ufficiali di inizio anno, ci sono 100.000 minori, quindi persone tra i 0 e i 14 anni, residenti in Umbria. E come tutti noi sappiamo, quando si ha un problema di salute con i propri figli o con i minori, e questo avviene durante la notte, nei giorni festivi, in cui c'è una mancata reperibilità del pediatra, o quando i sintomi sono improvvisi e gravi, oppure pensiamo a tutte le questioni legate all'oculistica, in tutto questo non c'è un accesso separato e dedicato ai bambini, al contrario di quello che avviene per altre realtà. C'è un pronto soccorso ginecologico dedicato, giustamente, c'è un pronto soccorso oculistico, non ce n'è uno pediatrico, e quindi non si fa un'accoglienza adeguata ai minori, soprattutto se molto piccoli, soprattutto se neonati. Questo crea un disagio perché non solo rallenta il lavoro del pronto soccorso, ma rallenta anche il lavoro degli specialisti pediatri, e i genitori sono costretti a sostare per delle ore al pronto soccorso insieme a tutti gli altri, cosa che tutte le linee guida e le ricerche scientifiche sconsigliano, cioè consigliano tutti un percorso e un accesso dedicato ai bambini, ai loro genitori e alla famiglia. L'assistenza nella fase emergenziale da riservare ai minori necessita non solo di un approccio medico-chirurgico, che serve, ma anche emotivo, e naturalmente è diverso da quello riservato ad un adulto. La Regione Umbria ha il dovere di dotare le proprie strutture di pronti soccorsi pediatrici con un accesso separato e una gestione autonoma dei pazienti. Questo è il dovere della giunta regionale. Chiediamo se è stato previsto e con quale tempistiche. Grazie. Grazie consigliere, ricordo che l'assessore Fioroni risponde per l'assessore Coletto. Prego assessore Fioroni. Sì, allora io leggo la nota scritta che mi è stata lasciata. La Regione Umbria non ha un ospedale pediatrico, mentre sono attivi pronto soccorso negli ospedali per acuti. L'attuale organizzazione della rete ospedaliera strutturata con la DGR 212 del 2016 non aveva previsto la strutturazione di pronto soccorsi percorsi pediatrici in pronto soccorso. L'attuale programmazione regionale ha previsto che nell'iter di pronto soccorso sia garantita l'organizzazione dei percorsi pediatrici in linea con le indicazioni nazionali,
A tal fine, con la DGR 803 del 3 agosto del 2022, è stato recepito l'accordo tra il Governo e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 1 agosto del 2019 sui documenti linee di indirizzo nazionali sul triage intraospedaliero, linee di indirizzo nazionali sull'osservazione breve intensiva, linee di indirizzo nazionali per lo sviluppo del piano di gestione del sovraffollamento in pronto soccorso. Con successiva DGR 445 del 28 aprile 2023 si è proceduto ad approvare le linee guida regionali che compongono il programma regionale per la gestione integrata del paziente in pronto soccorso. Per quanto attiene al triage interospedaliero, le linee guida prevedono nell'iter di pronto soccorso l'organizzazione dei percorsi pediatrico. Allo stato attuale, il riscontro con le due aziende ospedaliere rileva che è garantito nell'iter di pronto soccorso l'organizzazione del triage del percorso pediatrico che, in considerazione della valorizzazione di alcuni parametri, segni e sintomi che sono peculiari e differenti nelle diverse fasi di accrescimento, neonato, lattante, bambino, adolescente, ha una sua specificità e prevede un iter definito e organizzato per la valutazione e la presa in carico del paziente pediatrico e della sua famiglia. Nel dettaglio, presso l'azienda ospedaliera di Perugia, i piccoli pazienti hanno un percorso dedicato e possono accedere direttamente in pediatria, dove sono strutturati spazi per l'accoglienza e per il triage pediatrico. L'infermiere di pediatria addetta al triage procede alla valutazione per assegnare il codice di priorità alla visita medica pediatrica, per la presa in carico e per la gestione dei percorsi specifici. Nel caso il piccolo paziente acceda direttamente in pronto soccorso, ha un percorso dedicato e viene tempestivamente sottoposto a triage e quindi accompagnato in pediatria, salvo i casi in codice rosso e in codice maggiore che necessitano di trattamento tempestivo e prontamente gestiti in pronto soccorso. Presso l'azienda ospedaliera di Terni, i pazienti pediatrici accedono al pronto soccorso ed hanno un percorso dedicato, vengono sottoposti tempestivamente al triage da parte dell'infermiere di triage, che procede alla valutazione per assegnare il codice di priorità alla visita medica per la presa in carico immediata e una definizione chiara del percorso da attivare. Nel caso di codice rosso, codice maggiore comunque in tutti i casi in cui il piccolo paziente non può essere inviato in pediatria, viene tempestivamente preso in carico dal personale medico di pronto soccorso per la gestione dello specifico percorso. Nel caso di codici minori e comunque nei casi in cui può essere inviato in pediatria, il piccolo paziente viene accompagnato in pediatria per la gestione dei percorsi di riferimento. Va considerato che sono previsti lavori di adeguamento del pronto soccorso a seguito del decreto DL 34 2020 per adeguare gli spazi e meglio garantire percorsi separati in base alle casistiche di accesso. Prego, consigliere Bori, per la replica. Ringrazio l'assessore Fioroni per la lettura del testo. Il problema è che non è così, cioè non corrisponde alla realtà. Non corrisponde alla realtà che ci sono accessi separati. L'accesso per i pazienti pediatrici avviene dal pronto soccorso generale. Non è così rispetto ai percorsi dedicati. Quindi, intanto, non corrisponde al vero il quadro che è stato fatto. Il secondo tema è che la gestione di un neonato, lattante, bambino, adolescente non è solo una gestione medico-chirurgica che ci deve essere, chiaramente, ma è anche una gestione emotiva. Allora, portare i genitori con i figli, soprattutto se piccoli, in un pronto soccorso generalmente purtroppo affollato e caotico e non riuscire a dare una risposta in tempi brevi è un problema. Per cui la richiesta che rinnovo e che chiedo all'assessore Fioroni di farsene carico rispetto al collega di giunta dedicato alla sanità è che ci siano, come per la ginecologia e come per l'oculistica, dei percorsi e degli accessi separati con ambienti idonei, con ambienti anche accoglienti in maniera differente dai normali pronto soccorsi. Grazie. L'oggetto numero 4, interrogante il consigliere Mancini, turismo nel comprensorio del lago Trasimeno con particolare riferimento all'isola Polvese. Risponde l'assessore Agabiti. Prego, consigliere Mancini.
Grazie Presidente, parliamo di uno dei comprensori più belli della nostra regione che tra l'altro in questa assemblea abbiamo deliberato di promuovere come patrimonio dell'UNESCO, quindi di un luogo meraviglioso. Si è conclusa la stagione turistica, quella perlomeno più significativa come periodo, ma grazie a Dio il tempo è ancora clemente e ci consente di godere di uno dei luoghi appunto più belli della nostra regione. Ci sono però delle questioni che vogliamo chiarire qui, Assessore, e voglio anzi cogliere l'occasione della sua risposta per riportare il Lago Trasimeno all'attenzione dei nostri colleghi dell'Assemblea Legislativa. Quindi ricordato che i dati del turismo regionale sono ampiamente positivi, anche in considerazione della promozione turistica portata avanti dalla Regione. Quindi domani tra l'altro si inaugura la TTG, una delle più importanti manifestazioni europee sul turismo, e la Regione Umbria saprà sicuramente far valere la bellezza e l'attività di questa amministrazione. Preso atto tuttavia che nel comprensorio del lago si sarebbe verificata una flessione delle presenze turistiche. Preso atto in particolare, così come riportano dalla stampa locale, che secondo Tamara Fratoni, rappresentante di Federalberghi per il Trasimeno, sul totale generale del movimento turistico, nonostante il numero positivo di arrivi più 1,4% italiani e più 4,7% di stranieri, le presenze hanno in entrambi i casi segno negativo di italiani meno 1,1% e 3% degli stranieri. Il calo delle presenze è ancora più significativo per quanto riguarda gli esercizi extraalberghieri, dove gli italiani sono calati dell'8,3% rispetto al 2022 e gli stranieri del 3,5% rispetto allo stesso periodo. Il calo delle presenze significa calo delle permanenze medie, ovvero ciò che distingueva in positivo il nostro territorio rispetto al resto della regione, aggiunge Claudio Mencarone, anche il rappresentante di Federalberghi Umbria Confcommercio per il Trasimeno. Anche se ancora presto per tracciare un bilancio definitivo dell'estate turistica continua, crediamo che il trend registrati oggi debbano essere presi seriamente in considerazione per ripensare insieme le strategie turistiche del territorio. L'indagine periodica effettuata da Federalberghi Umbria con un campione di imprese del Trasimeno aggiunge elementi significativi. Per quanto riguarda il mese di agosto, solo un terzo del campione si è detto soddisfatto del tasso di occupazione, il 75% della propria struttura. Gli altri hanno registrato un calo rispetto all'ottimo risultato del 2022, in alcuni casi molto significativo, visto che per il 33% questo valore si è collocato sotto il 50%. In calo per tutti la permanenza media attesa che si attesta intorno alle 2-3 notte, avvicinandosi al dato del resto della regione. Metà del campione peraltro non ha effettuato aumenti di prezzo, nonostante il balzo in avanti consistente di utenze, prodotti e servizi. Chi è stato costretto a ritoccare i prezzi si è mantenuto intorno a percentuali significative del 10-15%. Risultati della nostra indagine, conclude Federalberghi, completa così un quadro che non è allarmante, ma che sollecita comunque un confronto ampio nel breve periodo con tutti gli attori del territorio e la regione ed è tutto ovviamente il comprensorio del Trasimeno. Paradossalmente, ecco per cui, di fronte a uno sforzo della Regione e altri territori che funzionano sul Lago Trasimeno, ci evidenziano dei problemi e bisogna anche cercare di capire quali sono questi problemi. Considerato tuttavia che a seguito di un sopralluogo effettuato dal sottoscritto il 31 agosto 2023 presso l'isola Polvese, uno dei luoghi più belli del Lago Trasimeno, è emerso che la stessa struttura risultava è emerso che la stessa versa uno stato di degrado e abbandono che desta molte preoccupazioni, chiedo scusa. All'isola Polvese nel periodo estivo, quello di maggior picco turistico, intere zone sono state di fatto abbandonate e nel degrado. L'ostello chiuso, gli eventi praticamente inesistenti, in particolare l'ostello che nella stagione passata era arrivato a registrare anche 4.000 presenze nella stagione estiva, sembra sia stato aperto soltanto dal 1 al 20 luglio 2023 per ospitare due campus e non è chiaro se sia stata attivata una nuova licenza
e sono state richieste le dovute autorizzazioni commerciali, sanitarie e di sicurezza per l'apertura della struttura ricettiva. Anche le scese delle barche, assessore, lungo le sponde dell'isola sono in completo degrado e non è stata fatta la dovuta pulizia delle potature degli olivi per scongiurare il pericolo di incendi. A questo si aggiunge il totale abbandono in cui versano alcuni sentieri in base ad erbacci e arbusti, mentre il parco didattico scientifico, l'aula verde che la regione ovviamente promuove, versa in uno stato di incuria desolante. Di recente gli organizzatori dell'isola di Einstein, che in passato ha fatto registrare oltre 12.000 presenze sul sito, hanno comunicato che l'evento non sarebbe stato organizzato poiché, come scritto nella sua pagina social, il territorio che ci ospita non è interessato a puntare sull'eccellenza e a sviluppare iniziative innovative di rete. Tutto ciò premesso, si interroga la Giunta per conoscere lo stato di salute del turismo nel comprensorio del Trasimeno, così come evidenziato ovviamente dai principali associazioni del settore, con particolare riferimento all'isola Polvese e in particolare sul numero di biglietti venduti da Bus Italia per accedere all'isola Polvese, gli interventi in atto per la manutenzione degli approdi all'isola Polvese. Cioè, ovviamente sappiamo benissimo che tutte le domande non sono competenza di questa regione, però il sopralluogo che ho fatto ha dimostrato che con tanto di video e riporti fatti sulle pagine social, quello che vado a chiedere è ampiamente documentabile. Grazie. Prego, assessore Agabiti. Buongiorno. Allora, dall'esame dei dati statistici di riferimento risulta che il Trasimeno ancora rappresenta il terzo ambito turistico regionale per flussi sia in termini di arrivi e in termini di presenze, con forte incidenza di turismo internazionale, pur con provenienze anche ben identificate. Nel mese di settembre, peraltro, con dati ancora non ufficiali, si è registrato un aumento significativo dei flussi rispetto alla media degli anni passati. Da tempo la Regione, sia attraverso progetti specifici destinati a tale area territoriale, sia mediante interventi destinati all'intero territorio regionale, la Regione sta operando sotto numerosi aspetti e attraverso diversi strumenti al fine di valorizzarne le potenzialità ed accrescerne l'attrattività. In primo luogo attraverso una strategia di rafforzamento dell'offerta turistica articolata su più azioni. Dal sostegno diretto alle imprese ricettive del territorio mediante strumenti ad esso riservati, ovvero mi riferisco al bando Umbria Aperta, bando per il sostegno alle imprese ricettive, tale strumento ha avuto come obiettivo il sostegno agli investimenti utili alla riapertura delle imprese turistiche anche colpite dopo l'emergenza sanitaria. L'attuale dotazione finanziaria è pari a circa 23 milioni di euro. Grazie alle risorse già stanziate e a quelle in corso anche di assegnazione, si prevede che le concessioni disposte a favore delle imprese del comprensorio del Trasimeno ammontano a circa 3 milioni. Sostegno alle imprese di servizi attraverso bandi riferiti a tutto il territorio regionale, sia rivolti agli operatori turistici in senso stretto, i consorzi, che ad imprese fornitrici di servizi volti a rafforzare l'offerta turistica. Sostegno agli enti locali, sia in forma singola che aggregata, al fine di valorizzarne le eccellenze territoriali, penso ai bandi destinati il 21 e 22, anche il 23 riferito ai percorsi peruginesi. Ecco, si ricorda ad esempio con riferimento all'avviso anche per il sostegno di progetti proposti dai comuni interessati dall'opera di Pietro Vannucci nel 23, che ha interessato il comprensorio del Trasimeno come comune capofila, comune di Panicale e città della Pieve per un importo assegnato di oltre 36.000 euro. Bando Umbria Aperta per il sostegno alla costruzione di prodotti turistici territoriali. Gli 8 comuni del comprensorio del Trasimeno hanno presentato un progetto di aggregazione, così come altri 7 comuni hanno partecipato anche insieme al comune di Perugia ottenendo complessivamente un contributo di 132.000 euro. Attraverso interventi mirati, specifici, quindi oltre la promozione regionale, ma anche attraverso le varie trasmissioni televisive che comunque hanno avuto e focalizzato l'attenzione in quel territorio. Quindi in tutto l'ambito della comunicazione turistica si è sempre rivolta un'attenzione particolare anche attraverso web, stampa e quant'altro. Ovviamente tutto in una logica regionale di brand Umbria,
che intende valorizzare il territorio proprio come destinazione unitaria. Infine attraverso anche progetti speciali, penso alla tipologia, alla promozione di tipologie specifiche di turismo. Vorrei ricordare il progetto Trasimeno per Tutti, presentato dalla Regione Umbria al Ministero della Disabilità, e proprio abbiamo individuato tale comprensorio, quello del Trasimeno, come area di intervento con una dotazione di 1.200.000 euro. Il progetto è in corso di realizzazione e prevede interventi del comprensorio del Trasimeno volti a potenziare l'accessibilità degli attrattori turistici, l'accessibilità dei servizi turistici, interventi di formazione di operatori turistici pubblici e privati, realizzare tirocini di inserimento lavorativi rivolti a persone con disabilità. Decisamente significativo poi è stato anche l'inserimento nell'Unione dei Comuni del Trasimeno tra le aree interne nella nuova programmazione 21-27 con una dotazione di oltre 12 milioni di euro. Tale risorse verranno destinate proprio alla valorizzazione e promozione dei territori. Con riferimento poi alle specifiche questioni infrastrutturali dell'isola Polvese, ovviamente facendo riferimento anche alle interlocuzioni avute con l'assessorato di riferimento, e ovviamente non è competenza poi della Regione, mentre sono pervenuti, per quanto riguarda invece la bigliettazione, i biglietti venduti al 30 settembre 23 sono pari a 9.652 e il numero di passeggeri trasportati 61.436. Allora, venduti al 30 settembre 9.652, passeggeri trasportati 61.436. Sì. Grazie Assessore, prego Consigliere Mancini per la replica. Ma io intanto chiedo, ringraziandola della cospicua risposta in numero di dati, cifre, milioni di euro che la Regione Umbria sta spendendo e investendo al Lago Trasimeno, perché è un comprensore che se lo merita. Non ho capito, Assessore, mi permetta, 9.652 biglietti venduti per l'isola Polvese e 61.000 del comprensorio? Ah, ecco, no. Allora, io intanto, Assessore, quello che lei... Grazie, lei ve lo giusti. Allora, quello che abbiamo capito che la Regione indubbiamente crede, da quando si è costituita la Giunta Tesei, crede fortemente nel Lago Trasimeno, crede nello sviluppo turistico mettendo risorse, come anche iniziative quelle che lei ha elencato, Trasimeno per Tutti, di cui ho testimoniato anche effettivamente la positiva organizzazione. Resta il fatto, Assessore, che al Lago Trasimeno, a fronte di conferimenti di cifre consistenti, poi risulta ed emerge quello che non dovrebbe emergere, quello che ho visto io. Darsene di fatto impraticabili anche per le piccole imbarcazioni, abbandono, vincoli che impediscono le più elementari manutenzioni che non hanno nessun senso ambientale, ed enti, parlo di Unione Comune, magari altri enti, che non riescono, secondo me, a programmare quello che va programmato, mantenere un territorio al di là delle follie ambientaliste che magari qualcuno interpreta in maniera radicale, senza poi consentire a un territorio di essere tenuto come abbiamo fatto per millenni. Quello che vedo io, vedo questo. Quindi un territorio, se noi lo promuoviamo e poi i problemi sono quello che ti circonda, e poi alla fine ci domandiamo perché certe risorse le mettiamo a disposizione e non vengono spese, o non vengono spese correttamente, perché arrivare in un'isola che uno per approdare deve salire 4-5 metri fuori dal normale approdo perché è tutto interrato, è quello un problema. Non pensare, Assessore, che il problema idrico del Lago Trasimeno può avere delle soluzioni e deve avere delle soluzioni, è un problema che ovviamente stiamo affrontando anche con Commissione Ambiente. Quindi
Mi ritengo ovviamente soddisfatto dello sforzo finanziario e di programmazione che ha messo in campo questa regione su tutti i fronti. Rimane ampiamente per i sopralluoghi fatti dal sottoscritto il totale imbarazzo per come certi luoghi sono mantenuti e quindi chi ha la competenza se ne deve totalmente assumere la responsabilità.